Un minuto. E sono nipoti, ci dice un rivossiore tu, come no, ci anche tu, amico, no, le ore, no, fa buono, fa buono. No, perché è, no, e fa bene. All'epoca. Va bene, Zucola, sono contento di aver fatto questa chiacchierata con Vossia, ci ricordo questo corpo Vossia, perché è veramente... E questo cognato, che tutte e due, complimenti, veramente. No, va bene, sono state belle. Queste sono le cose più belle, che esistono. Naturale per com'è. Sì, no, no, no. Ma guardate, queste sono... Poi io mi auguro di avere tutti 1000 anni di salute. Ma un'indomani, queste filmate sono veramente importanti, perché io quando vedo alcune filmate, una volta io ci regalai un filmato a uno di suo padre che parlava, che mi disse, mi hai fatto, che aveva morto da un po' di, mi hai fatto il più bel regalo della mia vita, cioè mi hai fatto rivivere mio padre, per carità, ma queste cose io le faccio perché ho amore per queste cose, mi piacciono, e quindi la sua passione, e sono io a ringraziarvi di questa cortese attenzione che hai avuto nei miei confronti. C'era Santino Gebbia, e chi tu veniva a intervistare, sì, era, ed era proprio uno che ha scritto libri. Sì. No. Fotografie mentre ultimamente ebbe molto vacche, difficile dove vedete sì. Tutti e due assieme. Mm-hmm. Perciò conosci due vacche con quattro vitelli, ma era troppo bello. E Santino Gemi folle, venne a firmare a No, ha fatto. Ma queste cose sono cose belle, perché sono... Io vedo una cosa, io ho scritto un libro che fra un po' verrà pubblicato, tutto si chiama Arte, Dialogo e Rividanaria, in che senso? Che ho scritto tutti i dialoghi che facevo io e mie fratelle con mio padre quando eravamo piccoli, e diemo campagna, tutto in dialetto siciliano. Fra pochi giorni uscirà, e appena uscirà ho il piacere di regalarvi questo libro che è tutto un nomino persone antiche ormai morte, come Cicco Cirici, sì, lo Monte Francesco, sì. E mi regalavano la campagna. No, poi se tu va bene, ora siamo in attesa di pubblicarlo, fra poco, se Dio vuole, verrà pubblicato. Va bene, io vi ringrazio nuovamente, sì, siete state molto gentili per la cortesia. Tutta intervista la dico io sia pezzettini così, ma mai no, ma le cose belle sono queste. Poi ora io con calma le acquisisco nel computer, o monto cose, poi faccio, se mi riesce, signore, una salute pure a me, faccio un DVD, ma e poi vi regalo io mi sento a momento veramente va bene, buona. Oggi ne abbiamo quanto? Quanto è oggi? Oggi è ieri 16. 16, 16 no, maggio 16 2022. Ore. Ho giusto guardare, no. Ore 12:15. 12. Ore 11:45. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Volete mandare un saluto? Chi, se poi c'è qualcuno che lo vede, parente lontani, così. Avete parente in America, così. Qualcuno particolare. In Argentina. Immagnate, perciò mi ricordo. A mantenere i miei figli, mi dice che fotografie, mi cucina la mente, ma no, il vecchio Vincenzo che oggi non c'è più, lo sai che erano belle. Lo so, purtroppo. E quando gli venivano, facevano... Una volta, l'ultima volta che vennero, fumo 80 assieme, che mangiamo tutti in campagna, nelle cucine. E questa volta non la dimenticavo mai. E mandavo fotografie, che ce n'erano tante che oggi non ci stanno più, insomma. No. Ci ma trova piacere, purtroppo veramente. La vita è così, si va avanti e si deve forse coraggio quando qualche familiare o qualcosa ci lascia, sono cose brutte, però bisogna tirare avanti e bisogna andare avanti. A forza ti viene. E voi avete avuto un brutto evento, perché allora se ci abbattiamo facciamo battere per ciò. Esatto, ecco. Va bene. Auguriamoci solo che si va avanti, e salute. Italia, un lato che ce n'è. Sì, lo so, ma purtroppo. Mi figlia, mi sì, 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 sì. Ma che signore. Poi
Non c'ho cognate, perché cognate se la mettere uno, le mettono tutte. Sì, no, in effetti, ma poi la cosa principale, sapete, che uno le porta nel cuore, questo. E io sono convinto che se uno è un credente, una preghierina è la cosa migliore che può fare uno per i morti. Io una cosa ti posso dire, se la studi magari meglio, sai. Allora, va bene, va bene, no.